Eccoci qua, allora siamo in diretta, adesso facciamo, diamo il tempo al software, all'applicazione di mandare gli inviti, tutte le notifiche per avvisare le persone che, ecco, infatti ho sentito anche, è arrivata anche a me la notifica che sta iniziando la diretta, perdiamo un po' di tempo, nel frattempo io la saluto, ecco qui la dottoressa Irene Berlingot, da Roma mi pare, o Sì, sbaglio? da Da Roma. Roma. Perfetto, allora oggi Buonasera a tutti. parleremo. Buonasera, oggi parleremo di un argomento molto interessante che noi non abbiamo mai affrontato qua, quindi sarà una nostra prima volta per l'Etruria. Allora, adesso io do il tempo di connettervi, vi invito a condividere questa diretta nei vostri profili, così c'è più gente, quindi fate condivisione qui sotto il post. Io nel frattempo vi faccio vedere la sigla che abbiamo fatto, siccome ci è costato un bel po' di tempo, ve la mostro sempre. E poi dopo ritorniamo e vi mostro anche il video che sarà curiosa di vedere. Irene, dopo vedrai un bel video. Prima la sigla. Bene. Eccoci qua. Allora, non so se hai riconosciuto qualcuno durante il video, sono tutti personaggi che tuoi colleghi che incontro. Ma io il video Forse purtroppo non l'ho visto. ma tu non l'hai visto, ah, giusto, perché tu hai già la Ah schermata sì, ho la del schermata, PowerPoint. infatti. Ok, Vabbè, allora, vedrò la registrazione. sì, dopo guarda la registrazione che ti vedi il video, c'è qualcuno che conosci sicuramente, sono tuoi colleghi. Ok, prendiamo qualche altro minuto. E vi faccio vedere la sigla. Allora, noi abbiamo. Tu sai che c'è. In questi mesi è uscito dal ministero, sai quel famoso video Open to Meraviglia Italia? Ecco, Certo. noi l'abbiamo replicato facendo una parodia, però sulla Sardegna, quindi ci sono i monumenti sardi. Adesso ve lo faccio vedere sul web, è stata vista moltissimo anche, quindi ci fa piacere. Le immagini sono tutte le nostre. Poi tu guardalo magari nella registrazione. Sì, certo. Ok, ve lo faccio vedere, poi iniziamo. Vi ricordo di condividere questa diretta, ok? Condividete nei vostri profili. Ecco qua il video per chi non l'ha visto. Do I need you?
Eccoci qua, allora spero vi sia piaciuta. Allora, fatemi, ecco qua, avevo cambiato la schermata. Perfetto, allora, si sta collegando la gente, adesso siamo già un bel po'. Allora, io lasciami dire subito che mi fa davvero grandissimo piacere averti qui con noi, perché io so chi sei, non so gli altri. Dopo andate a cercarvi il curriculum di René Berlingot, perché capirete chi è. Ha una carriera impressionante, lasciami dire solo due cose: tu sei stata ex funzionaria della sovrintendenza in Calabria e poi anche nell'Etruria meridionale, più tantissimi altri incarichi che non finiscono mai. Andate a cercare il curriculum, perché online scoprirete davvero le tante cose che ha fatto. Allora, quindi per me è un grandissimo piacere. Allora, condividete la diretta, io ti lascio su questo bellissimo argomento. Adesso condivido qua, eccoci qua, e parleremo di Etruria. Eccoci qua, ho messo la prima schermata. Perfetto. Allora, intanto io sono particolarmente felice di parlare a una web TV sarda, perché amo la Sardegna. Non sono specialista di Sardegna, ve lo dico subito. Di Etruschi sì, ma di Sardegna etrusca no. Però amo la Sardegna, amo il mare della Sardegna, amo la gente sarda, quindi è un onore per me parlare di Etruria in questa sede. Per Etruria... Scusami, prego. Però allora vi dico già che poi parlerà anche di Sardegna, quindi non andate via, perché in realtà dopo parlerà di Sardegna, perché parlo di Sardegna. Non sono specialista in senso archeologico di Sardegna, non ho mai lavorato in Sardegna e purtroppo mi dispiaccio, ma è andata così. Io sono esperta di Magna Grecia ed Etruria soprattutto. E quindi vabbè, ci sono ovviamente tutti i rapporti da esaminare con la Sardegna. La Sardegna è stata sempre molto importante, una testa di ponte importantissima nel mar Mediterraneo. Comunque poi ora lo vedremo. Vediamo un attimo che cosa si intende per Etruria. L'Etruria storicamente e convenzionalmente era la zona compresa tra l'Arno e il Tevere. E, anche dopo l'occupazione romana, quando appunto costituiva la settima regione d'Italia, non ebbe unità amministrativa prima di Augusto. Poi da Diocleziano fu unita all'Umbria, e la regione si chiamò Tuscia et Umbria, e più tardi fu divisa in Tuscia Nonaria, a nord dell'Arno, unita all'Emilia, perché abbiamo un'Etruria settentrionale che arriva fino all'Emilia, e Tuscia Suburbicaria a sud. Ecco qui la cartina, una cartina che vi può far capire. La parte in verde è l'Etruria in epoca arcaica, intorno alla metà dell'VIII avanti Cristo. Le parti in grigio sono tutte le espansioni etrusche, vedete, fino alla Campania e poi su fino a Bologna, Spina, Adria e Mantova. E i pallini neri sono quelli più grandi, sono quelli che corrispondono alle città della Lega Etrusca, e gli altri più piccoli sono città etrusche. Come vedete, anche Roma ha un pallino nero, perché Roma ha avuto appunto in epoca arcaica un periodo etrusco. Parliamo un attimo dell'origine degli Etruschi, che è così controversa. Tyrrhenoi, in latino Tuscio Etrusci, in etrusco Rasna. Da una parte si è sostenuta una presenza in Italia fin da epoca antichissima, dai Villanoviani, dai Palafitticoli dell'età del bronzo. Oppure si sono considerati appunto i Villanoviani italici migrati
dalle locali genti e neolitiche. Poi c'è l'ipotesi di una tarda migrazione dal nord o per mare. Pallottino, di cui ho seguito le lezioni, propendeva per un popolo autoctono che si era formato comprendendo vari apporti, ma ultimamente ha avuto molto accredito la tesi che si basa su motivi linguistici, in particolare sulle iscrizioni dell'isola di Lemnos presso la Tracia, in una lingua che si avvicina all'etrusco, e poi anche basandosi sull'ispirazione orientale della prima arte etrusca che ora vedremo. Comunque, la nazione etrusca nasce da, come tutte le nazioni, da un complesso processo di scambi con i popoli vicini e lontani, soprattutto attraverso il commercio, le migrazioni, le guerre, e quindi dall'inizio del IX secolo avanti Cristo fiorì la civiltà del ferro in molti centri dell'Etruria storica, e poi vedremo infatti il loro sviluppo. Si costituirono varie città-stato, da cui sorsero poi piccoli stati, e movimenti unitari però limitati. L'ordinamento politico è a base monarchica in origine e poi aristocratica dal V secolo avanti Cristo e con successivi sviluppi democratici. E abbiamo nomi delle più famose magistrature, dalle epigrafi Purti, Silat, Maru, che corrispondono rispettivamente a Roma in latino, all'edile, al pretore, al questore romano. Poi partiamo un attimo dall'VIII secolo avanti Cristo. Inizia l'età dell'espansione, abbiamo un dominio politico naturalmente dietro guerre, e sappiamo bene del dominio su Roma nel VI secolo, che rimase nella tradizione dei Tarquini, di Mastarna, di Porsenna, poi in Campania, come vi ho appena detto, Capua, Pompei, Salerno, e poi l'espansione a nord dell'Appennino, dove gli Etruschi occuparono Felsina, cioè Bologna, Mantova, Adria, Spina, e fondarono appunto la città di Marzabotto. L'Elba era stata già occupata in epoca remota e dalle coste della Corsica gli Etruschi si impadronirono dopo la famosa battaglia di Alalia intorno alla metà del VI secolo, combattuta con i cartaginesi contro i focesi. A sud del Tevere cosa succede? Succede che il dominio finisce alla fine del VI con la sconfitta di Ariccia, che viene inflitta dai latini alleati con Cuma. A Cuma gli Etruschi vengono di nuovo battuti nel 474 a.C. Nel V secolo iniziano i conflitti con Roma. Le lunghissime lotte sostenute da Veio e Fidene, la guerra del 428 che poi porta alla caduta di Fidene, poi la caduta di Veio in seguito tra il 405 e il 396, e poi Capena e Faleri costrette alla pace, e alla fine divennero alleate di Roma, perché Roma includeva. E nel 353 Cere ha la cittadinanza romana sine suffragio, e alla fine della terza guerra sannitica gli Etruschi, con i Galli, i Sanniti, i Sabini, gli Umbri, tentano di opporsi ai Romani, ma nel 295 i Romani vincono i Galli e i Sanniti a Sentino e a Perugia i Chiusini e i Perugini, e quindi poi nel 294 cade Tini, e Perugia, Arezzo, e ci sono delle paci abbastanza onerose. Quindi diciamo che nella prima metà del III secolo a.C. i Romani assoggettano tutta l'Etruria, e per ultima cade Volsini nel 264. Vengono fondate varie colonie, ma inizia un periodo di decadenza
per la zona che fu l'Etruria vera e propria. Però anche quando diviene con Augusto la settima regione d'Italia, e nonostante i Romani abbiano fatto un'opera di livellamento e di cancellamento della cultura etrusca, l'Etruria però conserva a lungo le proprie caratteristiche culturali, e lo vedremo in fondo al Power con l'ultimo ritrovamento veramente eccezionale che c'è stato in Toscana proprio pochi mesi fa. L'altro problema è la religione. La religione, le figure divine, i miti provengono dalla Grecia. Sembra che appunto gli Etruschi abbiano accolto i miti della Grecia, perché compaiono gli dei con nomi greci e con i nomi modificati, per esempio Apulu, Apollon, Artemis e Artemis, Ercle e Eracles e così via, Tinia e Zeus, Turan e Afrodite. E altri invece hanno nomi di origine latina e corrispondono alle divinità greco-romane, Uni e Juno, cioè Giunone, Minerva e Minerva, Maris e Mars, Marte. E però diciamo che malgrado ciò la religione etrusca rivela caratteri nettamente diversi da quella ellenica e piuttosto si riconnette appunto al vicino Oriente antico, quello che ci fa è uno degli elementi che ci fa propendere per questo aggancio con l'Oriente. Ecco, e vediamo un attimo. Proprio nel campo della religione, Tinia o Vertumna è la massima divinità etrusca che corrisponde a Zeus e a Jupiter. E viene spesso rappresentata con la barba, come è qui rappresentata, ma con un aspetto giovanile. E il suo attributo è la folgore, e ci sono tre diverse specie di fulmini scagliati, e può, oltre alla folgore, portare anche uno scettro. Questa è una rarissima lamina, ho cercato delle immagini diverse dal solito repertorio etrusco, magari appunto dovute a restauri più recenti. È una lamina bronzea che rivestiva il carro da parata, è un famoso e bellissimo carro da parata rinvenuto nella tomba di Castel San Mariano a Perugia. Siamo alla metà del VI secolo. Tinia, con un fulmine in mano, abbatte un gigante. E però gli Etruschi hanno una disciplina molto importante che si basa sulla ritualistica, cioè sui procedimenti divinatori. Interpretano i fulmini, le viscere delle vittime sacrificali. Questo è un carattere distintivo dell'Etruria, dell'Etrusco. Come il fegato appunto dell'animale sacrificato, che era considerato un'immagine del cielo, e anche il fulmine, si teneva presente il punto preciso del cielo da dove appariva il fulmine. E tutto questo porta a un'organizzazione del cosmo che è dedicata ai numeri. Le città dovevano avere tre porte e tre templi, e le divinità erano riunite in gruppi di 3, di 9, di 12, e 12 appunto erano le città appartenenti alla Lega Sacra, la Dodecatopoli, che aveva il suo centro nel Fanum Voltumne. E abbiamo a questo proposito un reperto eccezionale, che è il famoso fegato di Piacenza, che è abbastanza tardo, è del secondo secolo avanti Cristo, ma ci mostra appunto come gli Etruschi studiassero la ritualità sulle basi appunto della rappresentazione di un fegato. E vedete la divisione in settori e con la scritta corrispondente.
La società etrusca. Gli etruschi erano molto diversi dagli altri popoli, soprattutto dai romani, su questo non ci piove, e anche dai greci. La donna aveva una parte veramente di rilievo. Turan significa signora in etrusco, e i geni femminili sono nominate lase al femminile. E enorme importanza aveva il culto dei morti. E vi faccio vedere appunto il sarcofago degli sposi, che è l'opera più importante sicuramente conservata al Museo Nazionale di Villa Giulia a Roma, che è il maggior museo etrusco sicuramente del mondo. E perché ora parte il capolavoro che è il sarcofago in sé per sé, in terracotta, finemente decorato, ma ha una immagine emblematica della donna distesa sulla cline insieme con l'uomo, quindi alla pari, e alla pari stanno libando, cioè hanno nelle mani delle chiliches, delle coppe, che dovete immaginare che non sono arrivate fino a noi, ma stanno compiendo un rito che è forse il rito più importante della vita sociale proprio degli Etruschi, e la donna la vedete a fianco dell'uomo. Questo per esempio in Grecia e anche a Roma non succede. Qui siamo alla fine, tra il 530 e il 520 avanti Cristo, siamo verso la fine del VI secolo, e vedete anche i caratteri cosiddetti ionici che si notano nella capigliatura sia femminile che maschile, e anche nel tipo di vestiario. Parlavamo prima del culto dei morti. Il culto dei morti per gli Etruschi è molto importante, e infatti noi conosciamo gli Etruschi soprattutto attraverso le tombe. Ma perché conosciamo soprattutto le tombe? Su questo bisogna sfatare un luogo comune. E purtroppo, appunto, proprio per l'importanza che aveva il ruolo del culto dei morti, le tombe sono fatte in materiale non deperibile, sono scavate, sono in pietra, e quindi sono arrivate fino a noi. Mentre invece le case erano solo con il basamento in pietra, ma l'alzato era assolutamente deperibile, in legno per esempio, e quindi noi delle case etrusche abbiamo quasi niente, abbiamo solo le fondazioni. Questa è una famosissima tomba di Tarquinia, è la tomba dell'orco, che ha due fasi. Qui siamo nella prima fase, quella del IV secolo, che già è il momento, diciamo, in cui inizia il declino degli Etruschi, e c'è la raffigurazione di Ade, il dio degli inferi, perché gli Etruschi dal primo momento, diciamo, in cui l'espansione era massima e quindi erano al massimo del loro fulgore, Nel periodo di decadenza hanno diciamo, cominciano a vedersi i tratti diciamo, di soprattutto appunto decadenti, che corrispondono più agli inferi, cioè più la società appare un po' più triste, un po' più cupa rispetto alla gioiosità che si vede, che si traspare dai dipinti, soprattutto dagli affreschi delle tombe di Tarquinia. L'altro fatto che bisogna assolutamente sfatare è la scrittura etrusca. Dunque non si legge, non si sa, non si può decifrare. È vero solo in parte. La scrittura etrusca è documentata fin dal VII secolo, è fondata su un alfabeto di origine greca,
Il problema è che noi abbiamo pochi testi, proprio perché i romani hanno distrutto quasi tutto, abbiamo soltanto iscrizioni sepolcrali quasi sempre, quindi sono testi molto brevi con parole che sono sempre le stesse e quindi non abbiamo un lessico importante. Perciò è molto molto importante, sono importanti delle scoperte che sono state fatte, come la benda che avvolgeva la mummia che sta al museo di Zagabria, o la cosiddetta tegola di Capua, o più ancora le lamine di Pirgi che ora vedremo. Ecco, questa è quella che viene comunemente chiamata, conosciuta come mummia di Zagabria. In realtà il nome esatto è Liber Linteus Zagrabiensis e è il più lungo testo in lingua etrusca di cui disponiamo, sono quasi 1200 parole ed è l'unico libro in lino esistente e anche considerato il libro più antico d'Europa. È un drappo di lino in 12 riquadri che era stato utilizzato per bendare la mummia di una donna del periodo tolemaico che è stata ritrovata in Egitto a metà del XIX secolo e detta di Zagabria perché sta al museo di Zagabria, dove fu portata dall'Egitto dal croato Mihailo Baric, impiegato della cancelleria del Regno Apostolico di Ungheria e Croazia a Vienna. E così ha salvato questo documento importantissimo. Il testo reca un calendario rituale e fu studiato soltanto alla fine del secolo scorso. L'altro oggetto importantissimo è la cosiddetta tabula capuana o tavola capuana, cioè detta tegola di Capua. È una tavoletta in terracotta che risale alla prima metà del V avanti, quindi è abbastanza antica, ha il più lungo testo conosciuto scritto in lingua etrusca dopo quello ovviamente della mummia di Zagabria. È stata scoperta sotto Santa Maria Capua Vetere, cioè nell'antica Capua, e oggi è conservata all'Altes Museum di Berlino. Ma la scoperta veramente eccezionale è stata la scoperta delle lamine d'oro di Pirgi. Qui vedete una bellissima riproduzione e queste sono ovviamente le copie delle lamine. Gli originali sono nel caveau della Banca d'Italia. E sono tre fogli di lamina d'oro. Come vi dicevo, sono esposte le copie. E trovate nel santuario di Pirgi, cioè l'odierna Santa Severa, e gli scavi furono fatti dall'Istituto di Toscologia della Sapienza di Roma, appunto nel 64 gli scavi erano diretti da Massimo Pallottino e furono rinvenute presso il cosiddetto Tempio B del santuario di Pirgi. Pirgi era uno dei porti di Cere, cioè l'odierna Cerveteri, ed era uno dei più importanti scali per il commercio navale del Mediterraneo e aveva questa vastissima area cultuale che ora vediamo con due templi importantissimi frequentati da Etruschi, Cartaginesi, Greci, quindi uno della fine del VI avanti consacrata a Uni Astarte, che era dea Fenicia, denominato Tempio B nell'area degli scavi, e l'altro della prima metà del V dedicato all'Eucotea, il Tempio A. Ecco, questa è una veduta aerea dello scavo di Pirgi, come potete vedere, con i tre santuari, con i tre templi, e questa è tutta l'area del santuario, ed è la zona di Pirgi, è a sud del castello di Santa Severa che si trova qui verso nord. Siamo a 40 chilometri circa da Roma. Dunque, le tre lamine furono trovate arrotolate, riposte in una cassetta
si datano alla fine del VI e hanno un testo in lingua fenicia e due in lingua etrusca, quindi perfetto per essere per tradurre l'etrusco, visto che il fenicio si conosce. È un testo religioso e quindi parlano della consacrazione del Tempio B alla Dea Uni, che come vi ho detto è la Dea Astarte, la Dea Fenicia, ad opera di Tefarie Velianas, cioè l'ucumone della città di Cere. Diciamo che non possono essere proprio considerati una vera bilingue, perché non vi è una corrispondenza esatta tra i testi etruschi e il fenicio punico. L'epigrafe in fenicio è quello più, diciamo, che si diffonde di più nella descrizione, mentre invece il testo etrusco è più rituale. Però, certo, non siamo davanti alla famosa stele di Rosetta, ma consente appunto di capire la corrispondenza tra i geroglifici, il demotico e il greco, e hanno consentito appunto agli etruscologi un sensibile miglioramento della comprensione della lingua etrusca. E poi sono importantissime per capire anche l'influenza politica e culturale degli Etruschi durante il VI secolo, con il locumone di Cere, che appunto era al centro di un sistema strategico di alleanze. E questo è molto importante per tutta la comprensione del Mar Tirreno. Vi faccio rivedere le tre lamine. Quindi diciamo che grazie a queste scoperte e soprattutto grazie alle lamine di Pirgi sono facilmente traducibili molti testi epigrafici, rimane il problema che vi ho detto all'inizio, cioè del poco lessico conosciuto. Quindi diciamo conosciamo troppo poche parole, clan, figlio, zilat, pretore, suppellettili, cape, cupe, tapua, i nomi di recipienti, tin, come si dice il giorno, zikuk, scrivere, è un lessico molto povero quello che ci è arrivato. Come vi ho detto precedentemente, all'inizio abbiamo nella prima fase un influsso molto forte orientale, perché abbiamo molti oggetti che arrivano dall'Egitto e dalla Fenicia, e alla fine del VII secolo abbiamo appunto molte oreficerie che sono sì di fabbricazione locale, ma su modelli stranieri. Abbiamo moltissimi bronzi eccezionali, tra cui troni, sedili, scudi, lamine, e comincia il Bucchero con una produzione molto importante di stile italo-geometrico, grandi vasi con sostegno, con figure di mostri e di animali. Ecco, qui abbiamo degli ori eccezionali, siamo in Etruria settentrionale, siamo a Vetulonia. Questi sono dei reperti che sono al Museo Archeologico di Firenze, vengono dalla tomba del Littore, e come vedete sono fibule a sanguisuga con questa tecnica particolare e veramente eccezionale. Siamo alla fine del VII secolo. Questo è un restauro pure molto recente, presentato a Firenze, al Museo Archeologico, viene sempre da Vetulonia, da una tomba molto importante di Vetulonia, la cosiddetta tomba del Duce. È un'urna cineraria bronzea, quindi per le ceneri, a cassetta rettangolare con il tetto a doppio spiovente. Questo è molto importante perché ci dà anche l'immagine della casa che ora vedremo, ed è tutta rivestita in lamina d'argento, vedete, a sbalzo. Siamo a metà del VII secolo, e vedete, con tutta una serie di raffigurazioni di stampo orientale, molto
con sfingi, draghi alati, e un repertorio appunto molto orientaleggiante. Ecco, e questo è un ultimo restauro pure che è stato presentato pochi anni fa in Maremma, che è veramente eccezionale, e poi abbiamo le stesse cose nel Latium Vetus, per esempio a Palestrina, ma qui sempre da Vetulonia, dalla tomba delle Beti, abbiamo questo calderone bronzeo i cui confronti sono tutti in Oriente, ci ricordano i calderoni di Ur, di una zona particolare, e si data anche questo, vedete, con la decorazione a bocche di grifo, e si data a metà del VII avanti Cristo. Naturalmente stiamo parlando di tombe principesche, questi sono i principi d'Etruria che venivano sepolti con questi ricchissimi corredi. Ecco, e sempre dalla stessa tomba abbiamo un carrello bruciaprofumi, lo stesso, quasi identico, ce l'abbiamo da Bisenzio, Bisenzio è Etruria meridionale, vicino Roma, vicino al lago di Bolsena, e siamo appunto sempre a metà del VII secolo, come vi dicevo, è una tomba principesca. E ora, visto che stiamo parlando di periodo arcaico, parliamo un attimo dei rapporti tra Etruria e Sardegna. E dobbiamo un attimo fare un salto indietro e parlare della situazione intorno al IX secolo a.C. dei contatti tra Sardegna e Toscana. E dobbiamo ricordarci del metallo, dei metalli fondamentali, della presenza di metalli sulle coste toscane e soprattutto sull'isola d'Elba, che hanno un rapporto importante con i commerci in tutto il Mediterraneo. Quindi tutto questo porta alla formazione di grandi agglomerati di popolamento, soprattutto a Populonia, che è vicinissima a queste produzioni di metallo, Populonia che è direttamente sul mare, e a Vetulonia, che è sulla collina, appunto, su una laguna costiera, e sono tutte legate al mare e alla ricchezza mineraria sparse nel loro territorio. Quindi il controllo che queste popolazioni locali hanno sulle colline metallifere e soprattutto sull'isola d'Elba e favorisce queste forme di accumulazione di ricchezza che abbiamo visto anche dalle tombe che vi ho fatto, da qualche corredo che vi ho fatto vedere. Quindi hanno bisogno di, e gli altri soprattutto, hanno bisogno di questo metallo che viene da queste zone, dalle colline metallifere, e quindi queste sono zone che si aprono verso l'esterno, in un periodo molto antico che comincia già nel IX secolo a.C. Quindi abbiamo dei traffici molto importanti tra queste zone e con moltissimi materiali bronzei e prodotti tra queste zone e la Sardegna nuragica, e questo lo testimonia la grandissima quantità di materiali che abbiamo che testimoniano l'interscambio con le popolazioni della grande isola tirrenica. Ed ecco, questa è una mostra che è stata fatta pochi anni fa, sempre al Museo Archeologico di Firenze. Sono materiali che non si vedono molto spesso, una mostra del 2014 sulla Sardegna nuragica, in cui appunto ci sono vari materiali nuragici provenienti da siti etruschi, e sono tutti da siti, soprattutto da Vetulonia, come vi dicevo. E la cosa particolare è la navicella nuragica, che poi si ripresenta sempre
nei corredi, poi vedete le fibule tipicamente di provenienza nuragica, i vasi, ora ne vedremo altri. Ecco, ne vedremo altri. Ecco, molte altre navicelle che si ritrovano in Etruria. Ma questo perché? Perché c'è una tradizione letteraria che avvicina Sardi ed Etruschi. C'è una tradizione che riporta un commento, un passo dello storico Timeo, Tirreno, cioè il fondatore del popolo etrusco, sarebbe giunto dalla Lidia, e qui ritorna all'Oriente, con la moglie chiamata Sardò, nome da cui discenderebbe quello della grande isola ricca d'argento. E anche i Sardi sono ricordati dalle fonti antiche come abili navigatori. E quindi ci sono moltissimi nuclei, piccoli nuclei di materiali di manifattura etrusca, rasoi e fibule, come abbiamo visto poco fa, in siti sardi di cultura nuragica. E come vi dicevo, la concentrazione massima riguarda l'Etruria settentrionale costiera, cioè Vetulonia, soprattutto Vetulonia e Populonia. Abbiamo moltissime navicelle nuragiche, ornamento personale, armi, pendagli e vasellame, ma le navicelle sono a tutt'oggi costituiscono un rompicapo, sono oggetti di valore simbolico e sacrale, come dimostra la presenza in Sardegna, si trovano soprattutto in contesti santuariali. Quindi, simboleggiano il gruppo sociale nei commerci e soprattutto anche probabilmente nella pirateria, ma comunque è il modo di sostentamento per quelli che erano a terra. Ecco qui le navicelle. In Etruria arrivano molto frequentemente e si trovano come oggetti di prestigio nei contesti, nei corredi funerari. Quindi nei corredi di personaggi di alto rango, di principi, come vi dicevo, e sono un elemento anche per celebrare il proprietario. Ritorniamo alla tomba del duce di Vetulonia che vi ho fatto vedere poco fa e che è stata esposta sempre in questa mostra, Signori di Maremma, sempre al Museo Archeologico di Firenze. E proprio la navicella, la più sontuosamente decorata, proviene proprio da questa tomba. E, vedete, ci sono molti animali, molte raffigurazioni su questa navicella. E come vi dicevo, questi oggetti, perché ce ne sono tanti in Etruria? Perché si trattava appunto di oggetti di prestigio, anche fatti molto bene, di grande abilità artigianale. E quindi avevano assunto un valore di oggetto prezioso e quindi oggetto di dono tra capi e individui, anche come simbolo degli scambi commerciali che vi erano tra di loro, oppure scambi matrimoniali, perché esistono anche i matrimoni misti, e quindi oggetti anche di gente sarda che si trasferisce sulle coste toscane nei centri appunto minerari ricchissimi dell'Etruria. Ecco, questa è la navicella vista da vicino, vedete la bellezza, e siamo alla fine del nono, prima metà dell'ottavo, e anche la finezza anche della decorazione, considerate appunto che siamo alla fine del nono, siamo nella metà del ferro. Ma non solo navicelle, abbiamo anche molti bronzetti sardi, e quello più famoso è quel bronzetto che viene da una tomba villanoviana della necropoli di Cavalupo di Vulci. Vulci è una delle città più importanti dell'Etruria, risale al IX secolo a.C.
ed è contenuto questo sacerdote guerriero con quest'elmo pileato, con lo scudo, contenuto all'interno di un ricchissimo corredo appartenuto a due defunte, per cui si è ipotizzata un'origine nuragica. Questa è una tomba esposta al Museo Nazionale di Villa Giulia a Roma. Ma arriviamo un attimo ad una un eccezionale ritrovamento archeologico nell'isola di Tavolara. Io spero che il mio collega verrà a parlarvene, e lo scopritore, lo scavatore Rubens Doliano e l'archeologa Paola Mancini, spero che vengano presto a parlarvene, perché è un ritrovamento eccezionale, molto recente. Ecco, questa è una è un'immagine dello scavo in corso. E il ritrovamento fu fatto nel 2018, gli scavi sono stati compiuti tra il 2011 e il 2013, lo studio è durato parecchi anni e diciamo che è stato compiuto entro il 2018 a cura della Soprintendenza di Sassari e, ripeto, a cura di Rubens Doriano, l'archeologa Paola Mancini, il soprintendente era di Gennaro. E poi è stato presentato anche ufficialmente a Firenze. Quindi, dicevo, come dicevo prima, tra il secondo e il primo millennio avanti Cristo, cioè dall'età del bronzo fino a quella all'età del ferro, in Sardegna si sviluppa la cosiddetta civiltà nuragica, appunto. Dai nuraghe, caratterizzata dai nuraghe, le grandiose torri megalitiche. Poi abbiamo grandi tombe importantissime, le tombe del gigante, tomba del sol gigante, se non vi voglio raccontare cose che voi sapete senz'altro meglio di me. Ma era una civiltà basata sulla pastorizia e sull'agricoltura, organizzata in piccoli nuclei e dominata da un'aristocrazia guerriera indigena. Dall'altra parte del Tirreno abbiamo nel Lazio settentrionale, in Toscana, in questa prima età del ferro, abbiamo la cosiddetta civiltà villanoviana, cioè dal nome della località emiliana, Villanova, dove fu scoperto il primo gruppo di tombe, che costituisce la fase più arcaica dell'età etrusca e una delle più dinamiche dell'epoca protostorica in Italia, che arrivò fino in Campania. Ed è qui che le due culture vengono in contatto, ma non era mai l'eccezionalità di questo ritrovamento sta nel fatto che sono stati appunto trovati è stato trovato un insediamento vero e proprio villanoviano in isola, appunto a Tavolara, in Sardegna, e questo appunto potrebbe aprire nuovi scenari. Tra l'altro, le olle che sono state trovate sono tutte olle cordonate che hanno dei confronti, per esempio, tra cerveteri, vulci, e sono appunto dei contatti, testimoniano i contatti molto importanti in quest'epoca così antica tra gli Etruschi e i Sardi. E il resto fatevelo raccontare dal mio collega, perché da Rubens Doriano, che spero venga invitato al più presto. E passiamo, usciamo dalla Sardegna, ritorniamo in Etruria e passiamo all'architettura domestica, cioè la capanna. Ecco, come vi dicevo prima, non troviamo niente delle città etrusche. Perché? Perché abbiamo capanne. Abbiamo soprattutto capanne nella prima fase. Questa è un'urna cineraria in bronzo che viene da Vulci, sempre Museo Etrusco di Villa Giulia, che vi mostra appunto la capanna vera e propria come era. Vedete la giuntura del tetto, gli acroteri,
i travi, la decorazione, la porta, naturalmente, come era concepita la capanna nella prima fase, cioè l'unità abitativa. E questa forma è ripetuta appunto negli ossuari del Lazio, Tarquinia, Vetulonia, Populonia, poi naturalmente c'è anche quella di tipo più complesso, in legno e argillo col tetto displuviato, e questo lo vediamo, il riflesso di questo tipo di architettura noi lo vediamo soprattutto nell'architettura funeraria di questo periodo, che ha la soprattutto tombe a fossa, ma anche a camera o a corridoio, a cerveteri e altrove dove ci sono grandi tumuli. A Populonia e Vetulonia abbiamo questa ricchezza delle camere a tholos, con copertura a cupoli di blocco o di lastre di pietra, che poi verrà usato molto spesso in Etruria, e ora vi faccio vedere, ecco qui. Questa è la tomba della Pitrera a Vetulonia, molto importante, vedete, con la falsa volta. Questi sono esempi che provengono direttamente dal mondo miceneo, dalla Grecia. E poi qui abbiamo un altro esemplare di tomba di questo tipo. Queste sono le tombe, e invece parliamo del Tempio Etrusco. Il Tempio Etrusco era con due parti, una antica e una postica, cioè il fronte e il retro, in mattoni o in pietra. Anche qui aveva il tetto ligneo, quindi non era deperibile, molto sporgente, però ricoperto di rilievi di terracotta dipinta, quindi antefisse, statue che ora appunto vedremo. Queste sono tutte le decorazioni di antepagmenta, e poi le antefisse, le statue al colmo del tetto. Abbiamo nel periodo che va, il cosiddetto periodo ionico alla fine del VI secolo, cioè il periodo di massimo splendore dell'arte etrusca, abbiamo anche per esempio i cippi chiusini, i sarcofagi ceretani in terracotta, come il sarcofago degli sposi che abbiamo visto e che ora rivedremo, e vi ho parlato di questo influsso cosiddetto ionico, ma in realtà è un influsso che pervade tutto il Mediterraneo in questo momento, e con appunto molto spesso ci sono i defunti sdraiati sul letto funebre. Abbiamo dei bronzi importantissimi che ora vedremo, che vi faccio vedere. Ecco, questo di nuovo vi faccio rivedere il sarcofago degli sposi, che viene appunto da Cerveteri, dalla banditaccia. Ed è, siamo al culmine dell'arte etrusca. E poi abbiamo la bronzistica. La bronzistica è importantissima, è una produzione artigianale dell'Etruria molto importante. Abbiamo tra l'altro molti, insomma, abbiamo qualche bronzo originale di questo periodo, e questo è molto importante perché i bronzi non ci sono pervenuti in grande quantità dall'antichità, e quindi dobbiamo diciamo ringraziare gli Etruschi per questa produzione, perché qualcosa ci è arrivato, come la chimera di Arezzo che è databile alla fine del V a.C. e che è un'opera veramente mirabile, perché appunto gli Etruschi erano eccezionali con la bronzistica. Ecco, vi avevo parlato prima di Pirgi, dove sono state trovate le statuette, le laminette d'oro, auree di Pirgi a Santa Severa, e vi ho parlato della presenza del grande santuario e dal Tempio A,
Proviene questa eccezionale, questo eccezionale altorilievo, che è la copertura appunto dei due spioventi del tetto, che va datata alla seconda metà del V avanti Cristo, e siamo con un episodio dei sette contro Tebe, naturalmente grandi resti di pittura, perché erano tutti fortemente colorati questi altorilievi in terracotta. Anche questo è al Museo Nazionale di Villa Giulia. E tornando ai bronzi, vi dicevo che esistono vari bronzi etruschi, e come appunto il Marte di Todi. Siamo alla fine del V avanti Cristo, e questa è pure un'altra eccezionale opera bronzea che ci viene dal mondo etrusco, ed è appunto uno dei rari originali bronzei di questo periodo. Ma soprattutto nella pittura gli etruschi mostrano questo gusto molto orientalizzante, e dal gusto orientalizzante si passa a quello più cosiddetto ionico nelle tombe di Tarquinia soprattutto. Però sono etruschi i temi, i giochi, gli spettacoli dei giocolieri, la caccia, la pesca, i banchetti, e poi con divinità e demoni di oltretomba che popolano l'ultimo periodo della civiltà etrusca. E quindi agli inizi del IV praticamente predominano queste tetre rappresentazioni dell'Ade. Ecco, questa è la più antica tomba etrusca dipinta, è la tomba di Veio dei Leoni Ruggenti, trovata pochi anni fa. È una tomba arcaica, siamo alla fine dell'ottavo, tra la fine dell'ottavo e gli inizi del settimo avanti Cristo. Vedete la raffigurazione stilizzata dei leoni che appunto si ritrovano in tutti i materiali di questo periodo, sulle lamine bronze che vi ho fatto vedere da Vetulonia, nei corredi, sui vasi, è un elemento predominante. E qui invece siamo alla fine del sesto, in questo mondo, diciamo, questa è la famosa tomba della caccia e della pesca da Tarquinia, con scene di caccia e di pesca, vedete sulla parete di fondo, e al di sopra abbiamo scene di triclinio. Anche qui abbiamo la defunta a pari con il defunto sul triclinio, e scene di musica, di canto e di libagione a fianco. E queste sono le ultime raffigurazioni, come prima vi dicevo, sempre da Tarquinia, dalla tomba dell'orco, prima fase e ultima fase, perché la tomba dell'orco ha due fasi di deposizione. E come vedete c'è molto più naturalismo rispetto, siamo alla fine del quarto, tra la fine del quarto e gli inizi, questo siamo agli inizi, l'ultimo, siamo agli inizi del secondo avanti Cristo, ma è appunto è un mondo più tenebroso, popolato da lase, da pensieri più, è la decadenza praticamente degli etruschi. E come vi avevo anticipato, questa è la più recente, il più recente rinvenimento effettuato pochi mesi fa a San Casciano dei Bagni, siamo in provincia di Siena. È stato detto che è un ritrovamento eccezionale, tutti hanno avuto da ridire.
E invece è vero, è un ritrovamento eccezionale, ma non per la qualità, noi ci fermiamo sempre alla qualità estetica, no, perché l'eccezionalità sta nel contesto. Abbiamo per la prima, forse una delle poche volte, in cui abbiamo un ritrovamento in situ con dei bronzi, che vengono da un deposito votivo a San Casciano dei Bagni, allora Terme e ancora oggi Terme in Toscana, e sono state ritrovate 24 statue di bronzo che vanno dal III secolo a.C. al V secolo d.C. Pensate che sopravvivenza che ha questo santuario, perché è un edificio quadrangolare, è un santuario che è stato realizzato su una struttura preesistente di epoca tardo-etrusca, ma è stato realizzato nella parte finale dell'età augustea. Quindi c'è una sopravvivenza di questi luoghi sacri etruschi in epoca romana, che faceva appunto parte del processo di romanizzazione, perché Roma ha sempre, è sempre stata attenta in questo, all'integrazione politica dei popoli che assoggettava, e così si è compiuto il grande impero romano. E quindi in questo processo, che in questo caso è, lo vediamo applicato agli etruschi, si inserisce anche la monumentalizzazione di molti luoghi sacri etruschi, soprattutto quelli legati al culto delle acque calde, perché sia etruschi che romani coltivano appunto la sacralità di questi luoghi. Pensate che era talmente sacro questo posto che alla fine del primo d.C. si incendiò, ma il santuario fu restaurato e rimase in uso fino ai cristiani, fino al V secolo d.C., che poi smontarono appunto l'edificio e ne modificarono la struttura. E poi il santuario venne abbandonato, ma non distrutto, perché proprio si rispettava il luogo così particolare, così luogo di culto. E così gli Etruschi e i Romani ci lasciano una grande lezione. E ora abbiamo finito. Sì, se vogliamo, sono disponibile a qualsiasi vostra, ecco qua, vostra, perfetto. Ecco qua. Allora, adesso ti sentivo un po' più bassa, forse ti sei allontanata dal microfono. Ok, adesso è perfetto. Ecco. Allora, abbiamo fatto un viaggio incredibile, bellissimo, guarda. Penso che questo video, guarda, sarà visto da chissà quante persone nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per scoprire questo grande popolo. Eh sì, è un grande popolo. Etruschi. Poi hai messo questa chicca di Tavolara, dell'isola di Tavolara. Ma Tavolara è un importantissimo ritrovamento, quello di Tavolara. Assolutamente. Io spero che, tra l'altro, spero che avrà un seguito Tavolara. Sì, adesso vediamo un po' cosa possiamo fare per Tavolara. Sì, perché in realtà non se ne parla abbastanza di questo. Infatti, secondo me non è valorizzato. Certamente il sito non si presta a essere visitato, perché non c'è niente oltre i focolari, cioè non ci sono strutture. Sì. L'importanza è il connubio lì tra Etruschi e Sardi, è una testa di ponte, è un luogo di incontro, di commercio. È chiaro, sono i commerci del Mar Tirreno, e questa è l'importanza del ritrovamento. Allora, io vi invito tutti quanti adesso a scrivere le vostre curiosità, se avete qualche domanda, insomma, penso che qualche cosa volete chiedere, insomma. Allora, fammi andare indietro, io torno. Voi scrivete che io vado un po' indietro nei commenti. Qua
ci sono i saluti, ci ringraziano. Vediamo un po'. Quindi Aurelio aveva chiesto, mentre tu parlavi, la lingua etrusca, aspetta che mi dimentico sempre che ho questa bella funzione. La lingua etrusca non indoeuropea in Etruria è un fenomeno ancora inspiegabile? E no, è quello che ho Beh, appena prima l'avevi detto. detto. L'etrusco ha moltissimi contatti anche con l'alfabeto greco e poi appunto anche con altre lingue come il fenicio, per esempio. E quindi diciamo che certamente sì, però c'è una parte. C'è una parte, no, i contatti sono molto forti con l'isola di Lemnos, dove sono state trovate tutte queste epigrafi con una lingua che è molto vicino all'etrusco. Siamo Allora, direi sì, vicino alla allora, tratta, eh? invito gli amici di YouTube a scrivere anche le domande. Guarda, sono sempre in tanti da YouTube, però Quindi non scrivono. sono. C'è una spiegazione al fatto che molti oggetti, per la Tommasina, Sì, moltissimi oggetti di origine sarda siano trovati eccola qua. in Etruria e invece quasi rari quelli etruschi in Sardegna, no? Perché sicuramente erano i sardi grandissimi navigatori che andavano a prendere i metalli, questo è sicuro, a Populonia, Vetulonia e quindi c'erano i contatti con la terraferma. Ma con Tavolara abbiamo visto che esiste anche il contrario, esiste una testa di ponte in Sardegna. E questa è Allora, l'importanza. sì, guarda, hai detto una cosa bellissima che farà piacere a tantissimi. I sardi navigavano tanto. Certo che Sardegna è un'isola, cioè c'è poco da fare, tra l'altro tra isole, perché a nord abbiamo la Corsica, poi abbiamo la Spagna, cioè non dimentichiamoci la Spagna dall'altra parte. E poi la Fenicia nel sud, quindi è chiaro che navigavano tanto, ma per forza, cioè in qualche maniera dovevano sfuggire al loro isolazionismo e anche avere delle fonti di, diciamo, di reddito, di commercio per il sostentamento, cioè non si sfugge da questo. Sì, allora continuate a scrivere le vostre curiosità sugli Etruschi, che è un Ah no, le lamine argomento. d'oro originali di Pirgi, no, no, non le ho potute vedere quando sono state ritrovate, era Non su le hai Santa viste? Barbara, no, sono nel caveau della Banca d'Italia, non si possono, Quindi sono lì. non le vede nessuno. No, non si possono vedere. Allora. E poi nel caveau della Banca d'Italia non si entra, eh. Eh sì. Guarda questa è interessante. La medicina presso gli Etruschi era una medicina evoluta. Ma penso di sì, perché lo studio, per esempio, vabbè, a scopo rituale del fegato, che so io, però certamente ci sono dei, per esempio, abbiamo delle protesi in oro con i denti, per esempio, in ambito dentistico abbiamo degli oggetti che ci Rimarchiamo fanno pensare a questo. un fatto che ci sta seguendo, che la grandiosità degli Etruschi sta nella loro arte, un'arte incredibile. Sì. E forse Pirgi, no, Pirgi non è un avamposto etrusco. Allora, guarda questa. Fabio dice: quando smettiamo di parlare di Villanoviani, iniziamo a parlare di Etruschi. In che momento? Ah, in che momento? Sì, in che Ed ecco, momento? in che momento? È quando, diciamo, sicuramente col VII secolo, cioè col VII secolo cominciamo veramente a parlare di Etruschi, di principi etruschi, con le tombe vi ho fatto vedere con le tombe principesche, questo sicuramente, anche tra Veio, Tarquinia, Betulonia, Populonia, sicuramente è così. E questa Però i sì. Villanoviani fanno parte, non è che i Villanoviani sono un popolo a parte, la cultura villanoviana fa parte
dell'etnos etrusco, perché su questo poi si forma la nazione etrusca. Vengono assorbiti, diciamo. Eh sì. Poi qua sempre Fabio dice, forse Pirgi è un avamposto etrusco. No, no, Pirgi è Etruria, è uno dei più grandi santuari etruschi, e ve l'ho fatto vedere, sono ben tre templi, ed Sì. è il porto più importante, uno dei porti più importanti dell'Etruria, è il porto più importante di Cere, di Cerveteri. Allora, io mi meraviglio che nessuno ti ha fatto la domanda regina, cioè Ah, proprio la forse domanda volevo delle dire domande. Ah, aspetta, Lemno, guarda. dice. Ah, Ah, ecco. dice Lemno. Sì. Ok. Ah, no, no, Lemno è un avamposto etrusco, no, 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 no. Allora, non avete fatto la domanda delle domande. Sugli etruschi c'è sempre una domanda classica, che è quella anche più difficile. E allora a questo punto io pensavo che qualcuno la scriveva, invece non l'ha scritta nessuno, allora te la dico io. C'è un grosso problema con gli Etruschi, e cioè il problema dell'origine. Fino ad oggi non si sa bene quale sia la loro origine. Ci sono stati alcuni anni fa degli studi sul DNA, però qualcuno ha contestato anche gli studi sul DNA perché erano stati presi pochi campioni, quindi su pochi campioni diciamo che il risultato potrebbe essere discutibile. Allora, io ti chiedo quindi la tua opinione sulla loro origine, se è medio orientale oppure. DNA, gli studi sul DNA hanno evidenziato un'origine indoeuropea, ma vabbè, però sono pochi e sicuramente c'è un ceppo indoeuropeo, questo lo diceva anche Pallottino. E poi ci sono questi grandissimi apporti, sicuramente dall'Oriente tramite Lemnos, quindi. È un coacervo come tutte le nazioni. Tutte le nazioni si formano, non esiste un popolo, una popolazione, Un'unica origine. un'unica origine, non esiste. Sono tra l'altro in zone così, tutte aperte e esposte sul mare, e chiaramente arrivavano da tutte le parti, come oggi. I popoli arrivano da tutte le parti del Mediterraneo, è impossibile, ci sono matrimoni, razze che si incrociano, è impossibile dire altrimenti. Sì. Allora, domande non ce ne sono altre, sono quasi anche orario di cena, quindi direi che possiamo concludere. Io ti ringrazio tantissimo perché è stato un Grazie viaggio meraviglioso. a voi. Grazie, speriamo. Secondo me ci rincontriamo poi quando faremo la prossima stagione di dirette, quindi ti rinvito nuovamente perché sei stata bravissima e anche nella Grazie. spiegazione hai un modo davvero splendido. Grazie, spero di vederci, speriamo che ci vediamo presto in Sardegna, ecco. Anche, certo, se vieni qui avvisami, così ti porto a vedere Volentieri, qualche bellissima grazie. reggia, qualche, insomma, qualche castello oppure qualche monumento No, nuragico. qualche nuraghe. Qualche Va nuraghe, bene, benissimo. qualche nuraghe. Bene, Benissimo. grazie a voi, eh. Allora, qua Grazie. ci ringraziano, grazie a Tommasina. Ah. Aspetta che lo mostro qua, ecco qua. Grazie Tomasina, grazie a tutti per essere qui in questo orario che non è il solito, quindi siamo diciamo in precena. Mentre vi ricordo che domani, io vi avevo spoilerato la cosa, questa settimana c'erano due eventi, due dirette, quella di oggi sugli Etruschi, poi domani invece al solito orario, quindi alle 21, domani abbiamo l'egittologo Giacomo Cavaliere che invece ci parlerà di Ramesse III e dei popoli del mare. Quindi domani alle 21. Ci vediamo Benissimo. domani. Io ti ringrazio tantissimo, Grazie ringrazio a tutti voi. voi e buona serata a tutti. Alla prossima. Ciao a tutti. Grazie, a presto.